siamo a Sanremo. Grazie mille della linea Alex e Fausto. Allora, qui in diretta dalla nostra postazione di Sanremo a Radio Bruno ci sono i Dare Jack, ragazzi, benvenuti. Ciao. Che incredibile emozione. Ma che bello, siete stati pazzeschi. Grazie, bellissimo mille. Il pezzo. Grazie mille, vi piace? Sì, molto. Sì, no, il pezzo ci è giunta voce che è molto orecchiabile per la gente e questo è l'importante. Avevamo l'intento proprio, ecco, di far entrare nella testa questa nostra canzone che è un po' l'anima nostra, quindi è l'anima dei Dare Jack, molto rock, con un po' questa melodia orecchiabile, anche un po' romantica. Quindi questi siamo noi, questi sono i Dare Jack e finalmente siamo a Sanremo, non ci possiamo credere ancora. Com'è andata con l'emozione? Io ho rischiato l'infarto serio ieri sera, devo essere sincero. Comunque è bellissimo, è una cosa fantastica, anche se insomma si è frastornato, insomma ci si aliena tantissimo. È una forma di alienazione pazzesca. Si va in una sorta di stato di trance incredibile, che è cosa che noi abbiamo già provato durante i nostri live, durante le diverse esperienze che abbiamo fatto in questi mesi. Ma come è successo ieri sera, penso che la stessa cosa valga per tutti. È stato incredibile. Poi comunque vieni preso, vieni buttato in un altro posto, c'hai 60.000 interviste in due secondi, RTL, Radio 2, altre radio, qualcuno che viene. Insomma, veramente un'esperienza incredibile. Serve una capacità di mantenere la testa concentrata, no, salda. Drogati, veramente. Bello però. E naturalmente bello. Vi aspettavamo anche noi di Radio Bruno e vi ringraziamo di essere qui. Allora, grazie. Parliamo invece della cover, la serata delle cover di giovedì. Avete scelto, insomma, un bellissimo omaggio di Sergio Endrigo, una Portiamo canzone bellissima. Io che amo solo te di Sergio Endrigo e Lorenzo vi spiegherà di cosa parla. Per me sarebbe un piacere farlo, sì. È molto allora, importante. Partiamo sempre dicendo che è stato difficile scegliere il brano. Inizialmente abbiamo provinato un bel po' di pezzi, anche se poi quando è arrivato Io che amo solo te siamo stati abbastanza decisi, era lei. E questo pezzo ci dà la possibilità di esprimere un certo un modo nostro di intendere il rock, che è diverso da quello che proponiamo con l'inedito. E innanzitutto l'artista Sergio Endrigo, che è veramente un'icona, un pezzo importantissimo della storia della musica italiana. E poi il brano che è stato scritto nel 62, ma io sono sicuro che se qualcuno non avesse mai sentito il brano e lo ascoltasse oggi, veramente potrebbe sembrare un brano scritto un anno fa, se non quest'anno, se non il prossimo anno, se non tra 20 anni. Le ragazze qui a Sanremo, non solo, anche da casa, stanno letteralmente impazzendo per voi. Quindi un ciao 2000... ragazze, siete impazzite, amiamo lo stesso. Un 2014 incredibile, 2015 sì, che inizia, esatto, con Sanremo, la seconda parte del vostro album. Esatto, sì. Che desideri, che sogni avete? Allora, in realtà è stato un anno pieno di emozioni, un anno intenso. Abbiamo fatto in un anno quello che i normali artisti magari fanno in tanti anni, quindi... siamo stati catapultati in questa realtà. Ecco, siamo usciti dal programma, abbiamo fatto Music Awards, abbiamo fatto l'apertura agli stadi dei Modà, abbiamo fatto ospitate in radio, il nostro tour nei palazzetti. Quindi è stato un anno molto intenso, il 2014 non se lo scorderemo mai per tutta la vita. E abbiamo iniziato questo 2015 appunto con Sanremo e sogni per il futuro. Sogni per il futuro, adesso uscirà questo secondo album che è molto importante per noi, sarà... è uscito, dai, si può già reperire, sì, diciamo questa grande verità. Speriamo che uscirà anche dalle mani delle persone. dalle mani, bellissimo. E speriamo che faccia il successo, diciamo, del primo, anche perché insomma è andato molto bene il primo album e speriamo di aggiudicarci, ecco, una bella posizione. Vogliamo essere anche il primo gruppo a suonare su Giove, se ci riusciamo. Se ci riusciamo nel 2016, vediamo. Su Giove. Ragazzi, prima di salutarvi, ma è vero che il vostro porta fortuna è il vostro maestro Parris? Esatto, sì, ce lo portiamo, è la nostra mascotte. Il ciondolo con la faccia del maestro. Esatto. Lo facciamo. Beh, allora lo salutiamo. Anche quando... Salutiamo. Grazie mille, Dare Jack. Grazie, ciao. Salutate gli amici di Radio Bruno. Ciao amici di Radio Bruno. Ciao Bruno.